Un caro saluto a tutti da Diego Fusaro, benvenuti in questa nostra diretta quotidiana con la quale, more solito, proviamo a ragionare su tutto ciò che accade, sempre mobilitando le categorie del pensiero pensante, della filosofia critica. La nostra diretta quotidiana si chiama il Parresiasta, un doveroso tributo alla figura che nella Grecia classica sbottava la verità in faccia al potere. Grazie per essere con noi in questa diretta che va in onda su tutti i nostri social, su Facebook, su YouTube, su Instagram, su TikTok, su Twitter. Seguiteci su tutti i social, a proposito, siamo presenti su tutti i social. Abbiamo creato anche un canale WhatsApp, filosofico.net/WhatsApp, e lo trovate. Grazie ai tantissimi che stanno leggendo il mio nuovo libro, Sinistrash contro il neoliberismo progressista, dato che la sinistra è ormai un fenomeno trash, dato che è neoliberale e imperialista. Abbiamo coniato questa espressione sinistrash. È un libro scritto in maniera dantesca, come un viaggio infernale nell'inferno delle sinistre post-comuniste. Ci sono i vari gironi: c'è il girone della sinistrash filobancaria, della sinistrash green, della sinistrash arcobaleno, della sinistrash immigrazionista e molti altri ancora. Un libro agile che si legge rapidamente, lo trovate in tutte le librerie d'Italia, edito da PM, grazie a chi lo sta leggendo e a chi lo sta facendo leggere. Grazie anche a chi ci supporta, liberi di sapere e di far sapere il nostro motto, se ritenete utile ciò che facciamo, potete supportarci al prezzo di un caffè al mese abbonandovi alla pagina Instagram o alla pagina YouTube o alla pagina Facebook o alla pagina TikTok, e così avrete anche contenuti speciali riservati agli abbonati. Oppure potete supportare ancora il nostro pugnace gruppo di lavoro con libere donazioni da www.filosofico.net/sosteneteci, www.filosofico.net/sosteneteci. Allora, sono tante le novità anche oggi. La prima da cui desidero partire è quella per cui anche in Italia sono stati ufficialmente sdoganati gli insetti a tavola, più precisamente la farina di grilli o polvere di grilli, che dir si voglia. Arriva anche in Italia il via libera, si apre così il nuovo anno, un anno insettivoro, per usare un termine tecnico, un anno insettivoro o entomofagico, per usare l'espressione greca, un anno entomofagico. Perché tanta insistenza? Come sapete, l'Unione Europea sono anni ormai che insiste nel propiziare questa battaglia a favore di larve, insetti, grilli e farine di mosca sulle nostre tavole, presentandola come una meraviglia, come una delizia, come una leccornia per il nostro palato. Ricordo a tutti che storicamente in molte parti del mondo si mangiano gli insetti, ma non in Europa. In Europa, anzi, è considerato storicamente disgustoso perché gli insetti vengono abbinati mentalmente a qualcosa di disgustoso, di molesto, di fastidioso, e quindi non solo non sono considerati buoni da mangiare, ma anche vengono considerati disgustosi. Lévi-Strauss, l'antropologo, diceva che è buono da mangiare ciò che è anzitutto buono da pensare. Ecco, gli insetti non sono molto buoni da pensare, anzi sono disgustosi da pensare, quindi storicamente non si mangiano in Europa. E però adesso vogliono introdurli, anzi li hanno introdotti. Perché? Perché questa insistenza nel mangiare insetti? Ecco, io ho due argomenti che uso per spiegare questa vicenda, che a mio giudizio si può spiegare così: in primo luogo, distruggere le identità dei popoli europei a partire dalla tavola, anche in ragione del fatto che la tavola è il luogo in cui in maniera più immediata si costruiscono i dispositivi delle identità. L'identità a tavola è l'identità più semplice, ancor prima di quella linguistica. Assaggiare una cucina di un'altra, identità significa in qualche modo varcare con il biglietto anche di ritorno la soglia di un'altra identità e poi si ritorna nella propria. È il modo più facile per avere un'identità e per conoscere quelle altrui. Ecco, la globalizzazione turbocapitalistica si basa sulla disidentificazione, cioè sulla distruzione di tutte le identità, a ciò che poi senza più le identità i popoli e gli individui siano facilmente colonizzabili dal nulla della forma merce. Mi ero occupato di questo tema nel mio libro Difendere chi siamo, le ragioni dell'identità italiana, e ritengo che l'introduzione degli insetti a tavola sia funzionale esattamente a questo processo di annientamento delle identità a partire dalla tavola.
E poi c'è un'altra questione, a mio giudizio ugualmente importante, il secondo motivo per cui vogliono introdurre gli insetti a tavola, per ragioni socio-economiche. In sostanza, le classi deboli, gli sconfitti della globalizzazione, i nuovi misérables, per chiamarli con Victor Hugo, di fatto saranno liberi di mangiare insetti astrattamente e concretamente saranno condannati a farlo, dacché non si potranno permettere altro cibo. Altro cibo, questa è la bellezza della globalizzazione e della libertà liberale. Il tu puoi in astratto diventa il tu devi in concreto, proprio come l'utero in affitto. Nessuno ti costringe ad affittare il tuo utero, ma sarà la tua condizione economica a importi di farlo. Ugualmente, nessuno ti costringe a mangiare gli insetti, ma sarà la tua condizione economica che ti costringerà a farlo. E dunque la seconda ragione è di ordine socio-economico. In sintesi, questo è quello che prevedo. Poi, altra notizia interessante, l'Ucraina, tramite il proprio ministro degli esteri, ha fatto sapere che l'Ucraina è ben disponibile a collaborare anche con Trump qualora dovesse vincere le elezioni in America. Quindi l'Ucraina mette le mani avanti ed è interessante questa notazione, non sfugga che l'Ucraina preferisce in qualche modo Biden, probabilmente, ma si troverebbe bene anche con Trump, e questa è una prova ulteriore, intanto del fatto che l'Ucraina svolge la parte di fantoccio manovrato da Washington e dal suo interesse imperialistico. Come sapete, io chiamo sempre Zelensky il guitto, l'attore nato con la N maiuscola, il prodotto in vitro di Washington, se non di Hollywood. Ed è anche la prova del fatto che Trump, con buona pace di chi ancora non l'ha capito, non è il salvatore. Trump è meglio di Biden, senz'altro, l'arcobalenico e vegliardo presidente della civiltà dell'hamburger. Sì, ma resta pur sempre anche Trump espressione dell'imperialismo neoliberale statunitense. D'altro canto, Soleimani, l'eroico generale iraniano, fu ucciso quando era Trump alla Casa Bianca. Ricordiamo anche questo dettaglio che magari a qualcuno è sfuggito. E poi altra notizia, Bergoglio continua a operare coerentemente con i suoi principi. Ha recentemente scomunicato il parroco di Livorno che, correttamente, a mio giudizio, ha criticato duramente anche Bergoglio, dicendo una cosa ovvia, cioè che non è il Papa, dato che il Papa era Ratzinger, che non rinunziò al munus ma solo al ministerium e quindi rimase in sede impedita. Me ne ero occupato nel mio libro La fine del cristianesimo. Bergoglio ha scomunicato anche due volte Don Alessandro Minutella. Bergoglio ha colpito duramente anche il cardinale critico Burke negli Stati Uniti, togliendogli il lavoro e spiega anche Open, togliendogli anche il diritto alle cure sanitarie. Quindi vedete che uomo del dialogo e della misericordia Bergoglio viene sempre presentato così, ma forse non è poi proprio così, mi permetto di rilevare un poco criticamente. Insomma, la linea di Bergoglio continua strenuamente e Repubblica, addirittura Repubblica, il rotocalco turbomondialista, voce del padronato cosmopolitico, spiega che Bergoglio è inflessibile, molto severo Bergoglio. Certo che sì, Bergoglio dialoga con tutti, ma non con i cattolici, sostanzialmente, che osino criticare le sue posizioni. Come sapete, la chiesa di Bergoglio è una neochiesa smart, liquida, postmoderna e anche postcristiana, che diventa semplicemente la succursale della globalizzazione neoliberale in tinta arcobaleno. E questo è un altro punto non trascurabile. Sempre su Repubblica c'è un interessante articolo in cui si spiega che con i complottisti non è sbagliato dialogare. Hanno cambiato un po' stile, dato che in precedenza con i complottisti bisognava metterli a tacere, silenziarli, ostracizzarli, negare loro il diritto di parola. Adesso Repubblica ha cambiato un po' narrazione e dice che con i complottisti, bontà sua, bisogna addirittura dialogare. Ma chi sono poi i complottisti? Ve lo siete chiesti? Chi sono i complottisti? È una parola della neolingua, complottismo, che serve a diffamare e a ostracizzare chiunque osi pensare altrimenti rispetto al nuovo ordine mentale di completamento del nuovo ordine mondiale della globalizzazione turbocapitalistica. Repubblica, come sapete, è avamposto privilegiato di diffusione del nuovo ordine mentale della globalizzazione neoliberale. E la stessa sinistrash, perfettamente complementare alla destrash, è luogo di diffusione del pensiero unico.
nel mio libro Demofobia avevo detto che oggi il capitalismo globalizzato è come un'aquila a doppia apertura alare, ha due ali il capitalismo, destra del denaro e sinistra del costume. Che vinca la destra o che vinca la sinistra, vince il capitale, il partito unico articolato del capitale, che crea l'illusione di un pluralismo che è negato in partenza. Un tempo PC era la nobile sigla del Partito Comunista di Gramsci, oggi PC sta solo per politicamente corretto, di cui la sinistra è custode, e di questo mi sono occupato anche nel libro Sinistra, che ha proprio un capitolo intitolato PC, da Partito Comunista di Gramsci a Politicamente Corretto, e mi pare un tema non trascurabile nemmeno questo. A proposito di pensiero critico, vi ricordo che parte a metà gennaio, quindi ormai tra poco più di una settimana, il mio nuovo corso online in 4 lezioni. La società transumana, 4 lezioni da me tenute online su piattaforma digitale, sull'intelligenza artificiale, sul gender, sulla disumanizzazione dell'uomo e sulla robotizzazione della vita. Le lezioni sono online da me tenute, si svolgono il lunedì sera dalle 18 alle 19:30 e poi gli iscritti al corso possono rivedere il video tutte le volte che vogliono. Il costo dell'intero corso in 4 lezioni è di appena 50 euro, quindi è come se regalato, anzi, potrebbe essere un bel regalo per amici o nemici. Per saperne di più o iscrivervi andate su www.filosofico.net, ripeto www.filosofico.net, in basso c'è la locandina con tutti i dettagli e le modalità di iscrizione. Vi ricordo anche i prossimi appuntamenti in presenza, ci vediamo il 13 gennaio a San Severino Marche con Andrea Cionci per parlare di cristianesimo e codice Ratzinger, 16 gennaio a Padova per parlare di amore, 19 gennaio Ascoli Piceno per parlare appunto di sinistra, eccolo qua. 23 gennaio ci troviamo a Parma per una cena filosofica, vi aspetto per parlare anche di sinistras. E poi tante altre date ancora. Scorrete le mie stories su Instagram o su Facebook per saperne di più. Se volete organizzare anche voi un evento con me, basta che mi scriviate andando su filosofico.net alla voce contatti. Una cena filosofica, una presentazione di un libro, o una conferenza, con grande piacere, davvero. Vi ricordo ancora il mio libro che è appena uscito, Sinistra contro il neoliberismo progressista, in tutte le librerie d'Italia, grazie a chi lo sta leggendo, lo trovate facilmente anche sulle librerie digitali, ma consiglio sempre quelle reali, così facciamo girare un po' l'economia di prossimità. Grazie anche a chi ci supporta, liberi di sapere, di far sapere il nostro motto, se ritenete utile ciò che facciamo, supportate il nostro pugnace gruppo di lavoro. Al costo di un caffè al mese potete abbonarvi alla pagina Facebook, al canale YouTube, alla pagina TikTok o alla pagina Instagram, oppure potete fare libere donazioni da www.filosofico.net/sosteneteci. Liberi di sapere e di far sapere. Grazie di cuore a tutti, un caro saluto serotino da Diego Fusaro, ci aggiorniamo presto per nuove dirette e intanto buon fine settimana a tutti.